Questa che vedete è oggi un'area vuota all'interno del Parco Lido, ma fra qualche giorno questo spazio sarà la sede del primo Ostia Summer Park. Perché questa manifestazione? Allora, vogliamo ridare vita al Luna Park. L'anno scorso ci abbiamo provato con Ostia Comics e poi per portare a Ostia un festival che durerà 4 mesi, da giugno fino a settembre, e che non c'è mai stato un festival così lungo ad Ostia, in cui ci fossero eventi, in cui ci fosse, insomma, gli street food, musica. Come sarà articolato, ecco, vedendo in dettaglio? Avete dei format particolari? Sì, abbiamo dei format dal mercoledì fino alla domenica. Ogni giorno, poi potete andare a vedere sui nostri canali, ci sarà un evento specifico. E poi avremo gli street food, un mercatino del vintage che cambierà anche quello ogni weekend con un tema diverso. Ci saranno musica e in qualche modo anche sport? Sì, perché abbiamo un palco con proiettori, quindi faremo sia musica dal vivo e proietteremo gli europei e anche delle proiezioni di film, sono in programma, però diciamo che il programma è ancora da sviluppare tutto quanto. Il festival si svolgerà dai primi di giugno fino a fine settembre e l'ingresso sarà gratuito. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbì.